Yeah, baby. Che è un pazzo. Questa roba fai di cucchiuna. Aspetta, aspetta, ci arriviamo, stai calmo. Ci arriviamo, stai calmo. Questa roba di shampoo Tognazzi deve finire. Perché tu fai shampoo Tognazzi, poi arriva Luca che fa lozione Gassman e qua dentro non si respira lozione più. Lozione Gassman. Lui ha sparato una lozione Gassman adesso che ci ha appestato lo studio. Basta. Volevo tra l'altro ringraziare l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ha realizzato il flacone dello shampoo Tognazzi. Certo, realizziamo i flaconi. C'è Ugo Tognazzi su questa boccetta di shampoo. Ma perché shampoo Tognazzi? Ma io non credo che sia Ugo Tognazzi. Cioè, no. Tognazzi è questa marca che produce questo shampoo. Ma perché uno scorregge deve dire shampoo Tognazzi? Perché? Ma facciamo una cosa. Ascolta, la pubblicità e il marketing ha sempre portato avanti delle cose nuove. Sì, ma Claire, Johnson & Johnson. No, però tu devi associare. Tra l'altro hai letto che il borotalco Johnson & Johnson & Johnson Johnson & Johnson causa il cancro? Ma che cazzo? Sì! Allora, una signora in America di 65 anni, 68 anni è morta di tumore. Hanno fatto le dovute analisi e hanno scoperto che lei usava, soprattutto sulla vagina, si metteva il borotalco. Borotalco! Sì, sì. Ma se secca le mucose! Vabbè, comunque le ha causato il cancro, hanno accertato che fosse colpa del borotalco. Pensa al borotalco, che è una roba che usi sui bambini soprattutto. Sì, ma sono delle polveri. Quanti milioni di dollari le hanno dovuto 14 milioni di dollari. Alla famiglia, perché lei è morta con la fica brotalcata. Aspetta, raccontiamola giusta, sennò sembra che poi i prodotti della Johnson & Johnson fanno venire il cancro. Sì. Allora, la sentenza è andata così. Sì. Ci sono alcuni agenti chimici all'interno di shampoo e detergenti intimi, ai quali alcuni soggetti possono essere ipersensibili e quindi possono ammalarsi o avere irritazione delle mucose. La Johnson & Johnson è stata condannata perché negli ingredienti non ha scritto che c'erano questi reagenti chimici. La signora era allergica e ci ha lasciato le cuoia. Però non è che a tutti. E qua torniamo al vecchio discorso degli Stati Uniti, dove sono obbligati a scrivere tutto sull'etichetta. È per quello che tu dici, ma perché in America tutto è grande? Perché devono scrivere una sfilza di roba. Cioè, il flacone è enorme, perché devono scrivere, stai attento, non devi berlo, non devi mangiarlo, non ti lavare l'uccello, non metterlo di qua, non fare di là. E comunque, parlando di cose che causano il cancro, che sono tantissime, purtroppo, a me dà un po' l'idea che ultimamente, soprattutto l'Europa, abbia deciso leggermente di prendersela con la Germania per smantellarla del tutto. Solo perché era la nazione con la crescita economica più grossa, dici? Non lo so, però qua le cose puzzano. Allora, hanno iniziato con la storia della Golf e lì però hai visto che sono aumentate le vendite? Sì. Hanno aumentato le vendite di 2 milioni di veicoli. Non è possibile. Sì, perché la pubblicità ormai, che sia buono che sia cattivo, è sempre pubblicità. La Volkswagen è in attivo di un credito imprevisto grazie a questa pubblicità negativa. È fantastico. Beh, stanno taroccando tutte le centraline. Se pensate a quando era uscita la classe A, la prima, ve la ricordate, no? La scatoletta con le ruote che piaceva a tutti. Era un piccolo monovolume, era una roba molto carina. Innovativa. Allora, la prima pubblicità che hanno fatto, dicevano, cioè facevano proprio vedere la classe A che durante un test si ribaltava. O uno dice: test dell'Alce. Non la compro più. E invece loro cosa hanno fatto? Era ovviamente tutta finta la pubblicità. Hanno detto: no, adesso l'abbiamo sistemata, la macchina è perfetta. Hanno venduto non so quante di classe A. Esplode la però situazione. Scusami, adesso esce sto articolo che dice che c'è del diserbante nella birra tedesca. È cancerogeno, ecco le marche a rischio e ci sono tutta una serie di marche. Allora aspetta, non c'è scritto. Ragazzi, perché scusami? Allora, chiariamo sta cosa. Sì. Se non compri bio, ma proprio quello vero però, non bio quello bestemmia. Sì. Cioè il pulcino bio. Il bioparco. Allora, se non compri bio, ma bio quello che proprio la fa sotto casa. E che differenza qualsiasi c'è? Qualsiasi cosa tu compri di vegetale è stata comunque trattata con i diserbanti, cioè per forza di cose. Con la cacca di mucca. La birra comunque la fanno col luppolo. Sì. Giusto. E il malto. È il malto che cresce comunque nei campi che devono diserbare. Comunque ragazzi, noi siamo tutti dei Gianni, nel senso che comunque nel senso che se tu ci pensi, la verdura cresce nella merda di mucca. Grazie Gianni! No, è la verità. No. Avete visto il film quello su Marte uscito da poco? Che bellissimo lui che lo lasciano su Marte. Lui rimane su Marte, c'è questo viaggio spaziale, pensano che sia morto. Matt Damon, tornano sulla Terra, Matt Damon rimane su Marte e per cibarsi deve coltivare, riesce a coltivare sulla Terra rossa. Le patate, esatto. E come fa? Con Cimara, con la sua merda. Certo. Cioè lui va nel serbatoio dell'astronave dove è pieno di merda, liquida e lui insemina, mette le patate e mangia merda. Sì, però poi impazzisce e muore. Quindi. Ma no, noi siamo dei mangia merda, ragazzi, ma l'ha detto, ma è la verità. Quindi. Sì, diciamo, torniamo al discorso delle Anzi, torniamo al discorso delle macchine, perché al di là della classe A ci sono anche altri problemi.
che non sono problemi di fabbricazione, ma problemi legati alla guida, soprattutto delle mogli. Allora io vorrei farti una domanda, caro Paolo. Cioè, tu sei comunque una persona in gravissime difficoltà economiche. Ti chiamerei Luca Albato per far capire quanto sei messo male. Perché hai regalato un A1 a tua moglie? Tra l'altro l'hai anche tutta fatta figa, sapendo che tua moglie A è donna, B non ne frega un cazzo la macchina e continua a cioccartela. L'autovettura di Paolo ha subito 2.000+ euro di danni. L'ha portata in carrozzeria. Eccola. Buongiorno. Stefanina. Ciao. Stefanina? Sì. Faccio, finisco di raccontare e poi dopo ci spieghi, eh? Allora. Scusa, stavamo guardando la foto del danno che hai provocato. La macchina è appena uscita dal carrozziere, 2000 quanto? 2.300 euro. Di danni che avevi fatto tu. L'ha fatto lei scendendo in garage. Oggi hai dimenticato la portierina apertina e gli hai rifatto di nuovo il dannino. Sì. Stefanina. È arrabbiato, Paolo. Ah! Mentre ti arrabbi, potresti condividere la foto su Facebook a beneficio dei nostri ascoltatori che magari ti perculano un po' anche per quello. Come si fa uscire da un garage con la portiera aperta? Me la sono dimenticata. Come si fa? È l'ABC della guida, cintura di sicurezza e portiera chiusa. Dopo l'accensione del motore. Tu mi hai fatto caricare le valigie per questo weekend. Io ho caricato le valigie. E ti dimentichi la portiera aperta? Sì. Non trovo la correlazione fra le due cose. Ha fregato tutto contro il muro. Cosa? Come contro il muro? Ma come fai a partire? Arrabbiatino. Ma non hai sentito il rumore di pipi pipi che la portiera è aperta? No, amore, non ho sentito il rumore perché tu avevi messo prima quella banda quando apro le portiere che le butto sempre contro il muro e così non le sbatto. Usa del termine tecnico quando parli con me! Cos'è quella cosina con le bande? Quella cosina che metti in botticina. La botticina che? No, l'imbottitura. Io ho dovuto imbottire il garage come la gabbia dei pazzi per evitare le sportellate. Voi non vi rendete conto, riesce a battere anche il portellone di sopra contro i muri. Non so come faccio. Bravo. Io non ho sentito il rumorino della portierina persina perché è andata sull'imbottiturina. Sì. E allora sono partite. Ho sentito crack. Ma come fai a partire con la macchina con la portiera aperta? Marco, sei un disastro umano! Stefanina. Martino. Stefanina. Lo mandi via, per favore. Ma io ti posso dare un consiglino? Vuoi ascoltare il tuo amichino Marchino? Sì. Io fossi in teino adesso, tornerei nel garagino, aprirei l'altra portierina e farei anche l'altro latino. Così sembra fatta così la macchinina, capito? Me l'avevi detto anche l'altro voltino, di fare il danno anche dall'altra parte. Brava! Dai, amorino, smettilina, stasera te la do. Cosa? Mi vuoi comprare con la vagina? Sì. Abbiamo speso 2.300 euro del sangue. Ma questo sarà un danno che lo a grandi linee da 1.000 euro. Cosa? Riesci a scappare delle stipule! Riesci a fare anche dei ragionamenti economici! Dopo un po' ci avrà preso l'occhio oramai. Fa dai preventivi, fa! Però se c'è un carrozziere che va sulla nostra pagina di Facebook, mettiamo la foto, magari occhio ti dice quant'è il danno. Anche no! Dai, dammi la foto! Dai, fatti prendere per il culo! Appunto! Mi manca solo questo! Ma dai! Adesso torna a casa, spogliati e stai al buio in silenzio! No, brutto ma cattivo! A fare così! No! Hai fatta piangere, sei un mostro! Adesso mi sento anche un bello! Sembra la bambina di Cattivissimo Me, hai presente? Sembra Mascia di Mascia Orso! Si fa a partire con la portiera aperta! Comunque, allora, tu sai che tua moglie ti può comprare con la vagina, c'è qualcuno che è molto appassionato di vagina. Così tanto appassionato di vagina che poverino gli era venuto il tumore alla gola a Michael Douglas perché leccava troppa fregna. Era uscito. Allora cercate la notizia. Michael Douglas ha dichiarato ai giornali che gli era venuto il tumore alla gola perché leccava troppa patata. E allora la definitiva dovrebbe essere morta, dai. Ma saltiamo, va bene così. Basta così. Sì, siamo a posto. Ma scusa. Non c'è niente di male. Cosa? No, hai detto cosa? Ripetilo. No, ma è una di quelle leggende popolari. Quali? La leggenda popolare che vuole che alcune persone siano aperte anche ad altri tipi di sessualità. Alcune persone famose. Chi? Allora,
Pippi Calzelunghe. No. Defi Pippi Calzelunghe. Defi Pippi Calzelunghe, una famosa eroina svedese. Salve signora agente, velocissimi. Minchia, è arrivata la polizia sotto la radio in due secondi. Non ho detto quel nome lì. Salutiamo la polizia di comunque Stato. Michael Douglas si ama. Vedi che c'è la notizia, non sto scherzando, cercatela, ma è vero, Corriere della Sera, guarda, non è una cagata. È vero, è vero. Lui ha dichiarato che gli è venuto un tumore alla gola perché leccava la fica. Oh, ragazzi. Sì, ma con cosa la leccava? Con la faringe, scusa. Non lo so. Lui ci condiva l'insalata. Chiediamolo a lui direttamente, oggi è ospite all'interno di Falsissimo. Senti.